Grazie Presidente. Questa mozione pone al centro dell'attenzione del nostro Consiglio il tema dell'erogazione dei buoni spesa che la Regione ha deliberato da parte del Comune di Roma Capitale. E come tutti sappiamo, diciamo, nell'ultimo anno la società è stata scossa dalla pandemia da Covid-19, una pandemia nata evidentemente con una grande attenzione dal punto di vista sanitario, ma che da subito si è rivelata con dei risvolti drammatici dal punto di vista sociale. Devo dire che questo nostro Consiglio, con una larga attenzione molto trasversale, ha da subito cercato di intervenire su vari punti, anche con diciamo, risposte molto concrete, e già nella fase 1 il Consiglio regionale ha deciso di stabilire e di mettere dei fondi che potessero alleviare la situazione delle famiglie e delle persone in stato di necessità attraverso l'erogazione di buoni spesa. È evidente che questa situazione nel protrarsi ha raggiunto molte più persone, molte più famiglie e abbiamo visto tutti, ed è stato anche esplicitato dalle realtà che nella nostra città e nella nostra regione si occupano da tempo di persone più in difficoltà, penso alla Comunità di Sant'Egidio, alla Caritas Diocesana di Roma, ad altre realtà associative che da sempre sono vicine alle persone in necessità, come questa crisi sociale sia arrivata a colpire persone, fasce sociali e famiglie che mai si erano rivolte a centri di ascolto, a centri di aiuto, a centri di distribuzione alimentare. In questo senso penso che la scelta che la Giunta e la Regione ha fatto anche nella fase 2, quindi a inizio di dicembre 2020, di stanziare ulteriori fondi per sostenere i buoni spesa sia stata una scelta giusta per sostenere e alleviare una situazione sociale molto delicata, molto problematica. E purtroppo però abbiamo rilevato che diciamo, c'è una certa difficoltà da parte del Comune di Roma a riuscire a tradurre in tempi rapidi queste, diciamo, far arrivare in tempi rapidi questi aiuti alle famiglie della nostra città. Lo abbiamo visto purtroppo anche per ciò che ha riguardato i buoni per l'affitto, che ancora largamente non sono stati dati, e nel caso specifico dei buoni spesa, anche fino ad oggi non è stato preso nessun provvedimento amministrativo volto a farli arrivare in tempi rapidi ai nostri concittadini. Questo mi sembra e ci sembra qualcosa di molto grave in un momento in cui le persone soffrono e ci sono dei soldi pubblici che potrebbero aiutarli e alleviare la loro condizione. È per questo motivo che, diciamo, ho voluto e abbiamo voluto porre all'attenzione dell'Aula questa situazione e che chiediamo alla Giunta di attuare qualunque azione e ogni più utile azione al fine di garantire l'effettiva erogazione dei buoni spesa da parte del Comune di Roma, acquisendo altresì le opportune informazioni circa il cronoprogramma dell'amministrazione capitolina a riguardo dell'erogazione dei buoni spesa. E poi valutare un'opportunità, cioè in caso di inadempienza prolungata da parte del Comune di Roma, di richiedere la restituzione delle somme erogate, evidentemente per destinarle con tempestività di nuovo e con nuove misure in favore della popolazione in situazione di contingente indigenza economica derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid-19. Purtroppo sappiamo che sui temi sociali il Comune di Roma ha anche recentemente operato dei tagli sotto varie diciamo,
voci sociali. D'altra parte, purtroppo, già nel 2019 il Comune di Roma ha restituito delle somme erogate dalla Regione Lazio per un tema molto importante di tipo sociale, che è il tema del dopo di noi, delle somme che la Regione aveva erogato e che non sono state utilizzate e quindi restituite, cosa molto grave su temi come quelli sociali in cui la crisi ha ulteriormente fatto soffrire le persone e le famiglie della nostra città. Grazie.